pubblica X più Y meno 23 esponente alla 4 più 3 14 è uguale 3 per 4 92 con il resto del 2. 25 diviso 80 non c'entra. Perché c'è? Allora si fa prestare una decina. Allora dice, perché non mi dai questa cosa che mi hai prestato? Allora abbasso il 5. E il 5 dice, ma perché non passa sempre a me? Passa pure il 4. A me mi pare, mi torna 5 per 4, 12, 1, 2, 3, aspetta un po', c'è uno con il resto del 2. Mi manca qualche cosa qua, non mi funziona. Ma mi pare che questo mi risulta, faccio la prova del 9. 25 deve 80, x, y, sono z. Ma come pare che non lo so io? E quando si muovono in ebbe queste cose qua, queste formule che non mi corrispondono, eppure l'altra volta mi quadrava. Ma non mi risulta qua. Oh, ma lei cosa si fa qui? Alle sue formule importantissime di fare un accordo per poterle avere dopo che ci frutterebbero dei miliardi. Ma più che accordo direi che me le dovrebbe dare senza battere ciglio, altrimenti qui scatena una guerra. Ma vede le formule, proprio mentre che stavo per metterlo al sicuro nel mio laboratorio mi sono state rubate da due tizi e ora io non ce l'ho più. Non so, che devo fare? Che gli devo darle? E lei vorrebbe farmi credere, no dico, lei vorrebbe farmi credere, cioè no dico, lei vorrebbe farmi credere che le formule sono sparite. Senta, lei a me non me la dà a bere. Sì, ah, grazie. Ma le dico che è la pura verità, persino la polizia sta facendo delle indagini. Lei vorrebbe farmi credere, non dico vorrebbe farmi credere, cioè non dico vorrebbe farmi credere che persino la polizia ha creduto a questa storia inesistente. Certo, ma se lei si informa perfino il commissario Scerlocco personalmente si sta interessando dall'indagine. Stia a sentire, cioè non dico stia a sentire, quelli lì avranno voluto credere a queste cose. Avranno mangiato la foglia, ma io la foglia non la mangio. E poi senta, io sono soprannominato il cassiere, ma sa perché? Non perché riscuoto i soldi, ma perché preparo le casse da morto per i pulpastri. Ma sa cosa le dico? Lei non mangia la foglia, non beve l'acqua, non crede che sono stato turbato, ma io così divento nervoso! Ma no, dico, se calmi, no, io stavo scherzando, così non è che se lei si diventa nervoso, io, vabbè, con calma, cerchi queste formule, non si preoccupi. Va bene, ma adesso lei se ne può anche andare. Sì, infatti, guardi, mi scusi il disturbo, vorrei toglierlo. E non si preoccupi, comunque, facciamo un comodo queste riforme, le chiedo un comodo. Di nuovo, scusi il disturbo, ma facciamo un comodo. Anzi, mi può anche telefonare quando vuole, va bene? Chi sono io? No, dico come chi sono io, non lo sai chi sono io, professore Sinofre!
lattanti. Sì, che sto di padrone lattante tanto. Avanti, buonasera commissario, si accomodi. E qua, lì, là, là, lì, o là, dove si sente? Si mette tutto, ecco. Allora, professore, sono ansioso, mi dica, come va? A parte che sono commissario, non professore, e fate qualche raffreddore. Tutto bene. Professore, mi scusa, mi perdona, senza offese, ma a me della sua salute e turbulenza non mi interessa niente. Io mi dico come va, io dico come va delle indagini sulle bombole che mi hanno sciapenato. Lei lo sa che non posso più andare avanti con i miei studi pluricellulari, organiche, illuministiche e trascendentali. Non so se mi spiego. Sì, 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 sì. Capisco, capisco. Sa, fuori piove. Certo, comprendo le formule. La formula 1, la formula 2, la formula 3. Ha visto ieri in televisione una corsa di formula 1, c'è stato un morto. Sì, purtroppo si muore. Ieri è morto quello, domani muore un altro, dopodomani muore lei. Oh. E insomma, dico, ma che cosa mi sta facendo dire? Morti e viva, non mi interessa, a me mi importa delle indagini, delle mie formule. Ecco, di questo dobbiamo parlare. Morti e vivi. Le indagini sono a buon punto. Abbiamo preso già parecchie repulture, capite? Guardi, non le faccio vedere. Ecco questo, guardi. Ottimo orologio. Guardi, poi abbiamo preso questo. Questo. Abbiamo anche questo. E poi abbiamo questo. Abbiamo anche questa qui, l'ho presa perché è di marca, è buona, ci possiamo fare un goccetto. Ma le formule! E qui abbiamo qualcosa, guardi, in questo dizionario qualche formula c'è, che dice? H2O, va bene. Senta commissario, a me mi sembra che lei è un incapace! Professore, misuriamo le parole. L'ho misurato, è risultato incompetente e preciso. Maggiordomo, accompagnalo. Si attento, questa è roba che scotta, eh?
servire carta in tavola. Forza, manda la ciancia, dove messi i pezzi di carta, fammi vedere. Mi deve servire. Perché sta roba? Poi sono un cuoco, mica uno scienziato, che è qua? Un cuoco? Ma tu su tutta città, sotto che voce hai cercato il ricettatore? Voce? Tutta città mica ha parlato. Io ho cercato il ricettatore sotto ricette. Ah, allora noi qui. Ah, ah,